andata in vacanza. Una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Buongiorno dalla Calabria, Marcello. Oggi facciamo un tuffo nel mare di Pargelia. Siamo in provincia di Vibo Valentia e questa è la Costa degli Dei. Ma per conoscere meglio questo territorio ci affidiamo a Geraldine, per gli amici Jay. Buongiorno Elisa, buongiorno. Benvenuta a Pargelia, dal greco paralia, ovvero di fronte al sole. Fronte al sole, che bello! E adesso vieni con me. Andiamo! La spiaggia della Grazia, che è una delle spiagge più ampie del litorale della costa, è una spiaggia facilmente accessibile a tutti e, come puoi ben vedere, è caratterizzata da una sabbia bianchissima. Ci troviamo anche molto vicini al porto, tant'è che il legame che ha Pargelia, i pargheliesi, con il mare è fortissimo. Molti di loro sono stati e continuano ad essere dei marinai. E a proposito di porto, sì? La vedi quella barca lì che sta, certo, per arrivare? Ci sta una sorpresa per te, c'è Salvatore che ti aspetta. Veramente? Grazie Jay! Grazie a te. Vado allora! Vai! Che meraviglia, Salvatore! Quindi il turista che viene qui può approfittare di queste escursioni? Assolutamente sì, Elisa. Noi facciamo dei tour spettacolari, chiamati tour snorkeling, e andiamo per tutta la Costa degli Dei, portando i turisti a vedere i nostri favolosi fondali. Per quanto riguarda la costa, invece? Noi qui sulla nostra prua, come se ti giri, puoi vedere il famosissimo scoglio della Pizzuta. Sì. E la bellissima spiaggia di Michelino. La spiaggia di Michelino, è proprio lì che devo andare. Ok, ti ci porto subito, dai, andiamo. Grazie. Marcello, io amo questa costa, è di una bellezza strepitosa. E per quanto riguarda la storia, Jay? Allora, siamo alla spiaggia di Michelino, che è raggiungibile attraverso una scalinata di circa 230 gradini. Stiamo facendo. C'è anche una leggenda. E cosa narra? Perché, come vedi, ci sono tanti scogli. Sì. E i pargheliesi amano dare un nome ad ogni scoglio. E tra questo ce n'è uno che chiamano Scoglio della Madonna. La leggenda narra infatti che il quadro di Maria Santissima di Portosalvo arrivò via mare e fu lasciato proprio su quello scoglio, forse per un volere divino, non si sa. Quindi si lega la storia alla leggenda. Vabbè, e dopo questi 200 e oltre gradini direi che il riscaldamento è stato fatto. Perché riscaldamento? Perché ci aspettano in spiaggia. Andiamo. Come si sta qui in vacanza? Ah beh, qua benissimo, ci ho ancora 10 anni, quindi sì, si sta molto bene, si sta molto bene. Dove sei? Roma. Da Roma? Sì. Quindi quanto ci metti a venire qui? 6-7 ore con la macchina. 6-7 ore, sì, Marcello, sì. Hai capito? 6-7 ore. Finisce la trasmissione, in un attimo sei qui. Facciamolo, un bel invito. Un bel invito a tutta l'Italia. Sì? Tutta l'Europa, anche meglio tutta l'Europa. Certo. E per concludere, Marcello, un po' di sano sport con i miei nuovi amici. Venite qui. Tanti saluti da Pargelia. Ci vediamo alla prossima spiaggia.